Sono Manuel Di Geronimo, Spartan Racer, coach SGX, laureato in scienze motorie di osteopata. In questi video vi racconterò tutto sul mondo Spartan e OCR. Scoprirete insieme a me tutti i segreti dello sport più bello della Terra. Non esistono ostacoli troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui all'OCR Team Italy Workshop, siamo al nostro ritrovo, sono con Giulio Nulli. Chi è Giulio Nulli? Giulio Nulli è un grande talento dell'OCR Team Italy, ma anche italiano, uno dei migliori atleti italiani categoria 25-29. Quest'anno devo dire che si è portato a casa grandissimi risultati, 11° posto all'Europeo mi sembra, sì, e 5° posto ai mondiali, dove? Sparto Lake Tahoe? Lake Tahoe, 5° posto, 25-29 al mondo. Un italiano, il nostro Giulio Nulli. Andiamo a conoscere. Giulio, tu non sei in questo mondo da tanto tempo? No, da pochissimo. In realtà, è circa un anno e mezzo, massimo due. Cosa facevi prima? Ho giocato a calcio per un po' di tempo, ma non ho mai fatto né atletica né altro. Ho iniziato nel 2017 per scherzo, una gara alla prima Orte, in Open. E da lì mi sono appassionato più che altro per passione, perché era una cosa che mi piaceva fare. Una cosa figa. Sì, sì. E da lì come sei arrivato a essere questo atleta della Madonna? Ma allora, atleta della Madonna ancora no. Diciamo che è stata un po' una fortuna, nel senso che l'ultima gara che ho fatto nel 2017 è stata a Taranto, nella quale mi sono fatto male e sono arrivato, mi sembra, 23-24esimo, però in elite. Da lì ho conosciuto Manuel e con Manuel Moriconi, che è umbro come me, di Gubbio, abbiamo iniziato a stringere più rapporti e da lì poi gli allenamenti, siamo visti sempre più volte, da lì con lui, sempre parlando con lui, ho deciso di gareggiare in Age Group nel 2018 e vincendo, arrivando primo della mia categoria, e che è stata per me una grandissima soddisfazione. Cioè, come già abbiamo visto, cioè, a Gubbio c'è questo team di persone molto amalgamate, molto amici, che veramente si scassano il culo, si allenano come dei pazzi, quindi per chi fosse umbro si deve avvicinare a loro, è un bel gruppo di persone super atleti, sono tutti grandi atleti, ma anche persone umilissime e simpaticissime, e questo fa la differenza. Giulio è entrato in questo gruppo e dal divertimento è venuto fuori questi grandi risultati. Ora, lui è una persona molto umile, però rendetevi conto, quinta al mondo, in Age Group, in una gara come Lake Tahoe, che era una gara totalmente diversa, dove c'erano atleti di altissimo livello, è un risultato pazzesco. E quello che fa capire una persona che viene da un background normale, si mette sotto e può arrivare a grandi risultati dopo un anno e mezzo. Pensa te, Giulio, fra 5 anni dove puoi arrivare? Se non lo so, il mio unico scopo è quello di vedere dove riesco ad arrivare con le mie forze. Bene, e il tuo obiettivo? 29 anni. Vuoi stare sempre nel gruppo? Vuoi andare in elite? Che cacchio vuoi fare della tua vita? Io ho pensato quest'anno di gareggiare, di provare a gareggiare in elite per vedere effettivamente il mio livello, nel senso che per migliorare credo che mi debba comunque confrontare sempre con i migliori. L'elite ha i migliori atleti in tutto e voglio vedere a che livello sto in confronto a loro e mano a mano, vedendoli da lontano, piano piano avvicinarmi sempre di più. Questo è quello che c'è da dire, che adesso il livello di elite, io amo pure l'elite perché vedi persone, sono degli animali. Cioè, vedi persone, non solo Eugenio, ma Albert Soleil, tutte queste persone che stanno in cima sono persone fuori dal mondo, che vivono lo sport in una concezione talmente naturale che noi non ce lo immaginiamo. E già stare a fianco loro per osmosi ti arricchisce. Io sono un amante dell'elite e ho sempre corso in elite e finché ce la faccio. Proverò a correre in elite e devo ammettere che è una grande scelta, perché poi sai che sei a un livello veramente buono, ti potrai confrontare con persone di qualità che ti simuleranno tantissimo. Quindi è bello questo passo. Tra l'altro, Ángel Sanz, che è il direttore spagnolo, all'ultima gara che fece a Cheste quest'anno, disse: ragazzi, gli atleti di Age Group hanno fatto grandi risultati, vorrei che salissero in elite, perché vorrei che la batteria elite fosse più competitiva, fosse una batteria più forte, vorrei che le gare fossero davvero sudate. Ed è quello che sta succedendo, perché l'elite oggi è un campo di battaglia. Oggi se va in elite, arrivi tra i primi 20, 30, 50, e mi compro tra i primi 50, è una soddisfazione perché il livello è stra-assoluto. Ci sono veramente persone che hanno grandi sacrifici. E senti, tu come funziona il tuo allenamento? Cioè, quanto ti alleni? Allora, io mi alleno più o meno tutti i giorni.
Alterno la corsa alla bici perché non posso sempre correre, sennò grava troppo peso sulle gambe, e allenamenti in palestra uno, massimo due volte a settimana per potenziamento e tecnica. Sì. Qualche volta abbiamo la possibilità di provare qualche piccolo ostacolo, ma ovviamente niente di paragonabile alla Spartan, soltanto per non perdere, diciamo, il gesto e mentalmente essere sempre preparati per affrontare l'ostacolo. Ma lo sai che, scusami, poi ti faccio continuare. Certo. Parlando con la maggior parte degli atleti, gli atleti pro non si allenano sugli ostacoli, imparano a fare lo spiare e via, non lo fanno più dopo, cioè... Per quanto mi riguarda, no, nel senso che io ho capito dalle gare, dalla mia pochissima esperienza, che ogni gara è a sé stante, nel senso che ci sono gare dove si fatica di meno e dove si arriva più pronti ad affrontare l'ostacolo, e altre gare dove il cuore è in gola e non si ha nemmeno il tempo di ragionare. Quindi credo che allenarlo così tanto da far sì che anche nei momenti più difficili il gesto riesca sempre allo stesso modo, secondo me è importante. Non perdere mai la cognizione del gesto. La ripetibilità, questa sì. È una cosa che fanno tantissimo per molti giocatori NBA, ripetere continuamente il gesto in modo che ogni posizione sappiano dove tirare quasi a occhi chiusi. Questa è una bella cosa. Quindi te ogni tanto provi gli ostacoli, vai in bici, corri quante volte a settimana? Circa 3-4 volte a settimana. E come divisa? Un lungo, una ripetuta? Solitamente è divisa che il sabato e la domenica si fa un trail di più o meno chilometri, più o meno dislivello, a seconda di com'è la scheda d'allenamento. E durante la settimana solitamente si fanno le ripetute in generale, oppure variazioni? No, dipende, è molto variabile l'allenamento. Un esempio, settimana che cosa c'è? Settimana lunedì è lungo, defaticante, martedì ripetute, mercoledì allenamento in palestra, giovedì riposo, venerdì variazioni o ancora ripetute in salita o in piano a seconda del lavoro che si è fatto il martedì, e poi c'è riposo ancora oppure defaticamento, e la domenica o il sabato a seconda di come è organizzata la settimana si esce per fare un trail di più o meno dislivello a seconda di quanto è richiesto. Guarda, condivido appieno, io sono una persona che soprattutto sulle salite io è una cosa che avevo tanto in difficoltà, io proprio non riuscivo a salire, ed è una cosa che io nei miei allenamenti metto settimanalmente, c'è sempre un elemento se non di montagna almeno di ripetuto in salita, salite, perché è una cosa che è un gesto che vada allenato. Sì. E a livello di alimentazione come va? A livello di alimentazione ovviamente sto un pochino attento, ma non sono maniacale in questo, nel senso che credo che anche il miglior modo per affrontare l'allenamento sia quello di arrivarci con le energie piene per poter allenarsi bene, mai in maniera faticosa. Logicamente un piccolo bilanciamento ci deve essere, nel senso che non è che mangio qualunque cosa a seconda di come mi va. Cerco di mangiare regolare in un certo modo, faccio 5 pasti, 6 pasti al giorno. Magari a seconda degli allenamenti che faccio cerco un pochino di controllare, ma niente di eccezionale, insomma. Ho capito. E tra l'altro quello che c'è una cosa bellissima di te, che mi colpisce, una bella vita di coppia, cioè la tua fidanzata che ti appoggia. Sì. Cioè in tutte le gare, nella lectacle, non corre, giusto? No. E non gli pesa venire alle gare? No, assolutamente. Diciamo che in questo sono molto molto fortunato, perché lei è una persona estremamente curiosa delle cose, e disponibile in tutto. Lei è sempre disposta a provare qualsiasi cosa, qualsiasi avventura per lei non è assolutamente un problema, tant'è che mi ha accompagnato anche ai mondiali. E lei in realtà, se solo avesse tempo, sarebbe un ottimo atleta, secondo me, perché ha un background sportivo non indifferente e è veramente molto brava, soprattutto negli allenamenti in palestra è veramente molto brava. E devo dire che in questo lei sì, mi ha sempre appoggiato subito, non ha mai fatto ovviamente nessun problema, ma credo che sia anche giusto così, nel senso che forse è sbagliato snaturare effettivamente le persone per vari motivi. Credo che uno dei segreti sia quello proprio di rimanere se stessi e andare avanti comunque insieme. Io non penso che questo sia invece un dettaglio che devi trascurare, io penso sia una cosa che tu debba apprezzare, perché io l'apprezzo moltissimo. Le persone sono estremamente egoiste, la maggior parte delle persone verrebbero, io conosco tante persone che hanno difficoltà a causa della coppia che ne supporta, perché domenica mattina vai a correre e vedi una persona che non gli pesa. Pure se fai una cosa nobilissima, non è che vai a ballare, ti vai a ubriacare. No, certo. Però non è una cosa scontata. E io quello che ho visto è che la tua ragazza è super innamorata di te, è super di supporto. E questa è un'arma in più. Cioè, avere una persona che ti stimola, che ti aiuta, è importante. È importante perché ti aiuta a andare di più. Cioè, io mi rendo conto, ho una famiglia che mi accompagna e
per quanto sia stato difficile, perché comunque io mantengo la mia famiglia, lavoro per tutti, devo fare anche il babbo, eccetera, c'è stato un momento ho detto cazzo, non ce la faccio. Però ho detto non posso mollare, perché l'esempio, cioè avere delle persone per cui diciamo portare a casa un risultato, dimostrare la mia passione, quanto sei forte, è importante. Poi vedrai più avanti quando avrai un figlio che dare un esempio. E gli esempi non si danno con le parole ma con i fatti. Sì, ma io poi devo dire che la coinvolgo sempre veramente in tutto, e lei mi aiuta tante volte a rimanere con i piedi per terra, nel senso che io tendo un po' a se vedo che qualcosa non va mi ci butto proprio a capofitto, magari tante volte lei mi fa essere un pochino più equilibrato nella cosa, e questo per me è oltre ad essere un grandissimo aiuto, per me è un confronto veramente importante, perché comunque lei capisce veramente tante dinamiche pur non facendo uno sport del genere, lei capisce benissimo, e questo per me è veramente un grandissimo aiuto. Sì, questa è una bella cosa, che dire, cioè nel senso il fatto di avere una coppia e in questo modo è ottimo, e sono sicuro che se un giorno riuscirai a portare a fare una gara che capirà quello che provi, avrà ancora più stima di te. E dimmi, a parte questo, cosa fai nella vita? Lavori? Che lavoro fai? Allora, io ancora studio, sono laureato in biotecnologie farmaceutiche, però sto intraprendendo un altro corso di studi in alimentazione e nutrizione umana, e per ora faccio questo, diciamo... L'obiettivo di diventare nutrizionista nel nostro ambito? Sì, di essere nutrizionista, magari in qualche modo specializzato nello sport, se riesco a farlo, perché non ne vedo tantissimi, e poi oggettivamente per me è una cosa... cioè per me è una passione, quindi effettivamente da... Ma la passione non costa. Sì, poi da atleta a atleta diciamo che mentalmente già è diverso, cioè se... si va comunque un professionista, per quanto possa essere qualificato, che magari non ha mai sperimentato determinati ambienti, forse all'inizio è un pochino più difficile. Ora io questo ovviamente parlo, ma magari non me ne rendo nemmeno tanto conto, ma in realtà credo che sia secondo me importante capire le esigenze delle altre persone, e quindi a maggior ragione se si vede in uno sport capire le dinamiche di quello sport e ovviamente applicarlo poi all'alimentazione, che è una cosa secondo me fondamentale. No, penso che l'alimentazione sia una grande parte del nostro sport. A parte questo, voglio concludere facendoti una domanda. Obiettivi 2019, elite e cosa di più? Allora, qualificazione? Allora, la qualificazione assolutamente sì, anche se quest'anno so che sarà molto, molto, molto difficile. Devi romperti il culo per questo. Assolutamente, assolutamente. Io cercherò di arrivare il più vicino possibile ai più forti. Spero di sì, è un'impresa ardua perché il livello è veramente alto. Io guardo anche soltanto nel nostro team, Eugenio, Manuel, Pesco, Luca, sono fortissimi, ma lo stesso Marucci, insomma, cioè, sono veramente fortissimi, e già per me stare con loro già per me è tanto. Però so anche che verranno da altri paesi, so anche che ci sono altri atleti di altri team, e quindi la lista sarà molto impegnativa, però io farò tutto il possibile. Molto bene, allora Giulio, gli facciamo in bocca al lupo per la sua stagione di elite, speriamo spacchi il culo a tutti, che vada così forte, che rimanga una persona così genuina, lo ringraziamo per il suo tempo. Grazie a voi. E sono assolutamente sicuro che si toglierà delle grandi soddisfazioni. Giulio, bocca al lupo per quest'anno. Crepi, grazie.